Ciao amici blucerchiati, benvenuti a questo primo appuntamento con le pagelle. Iniziamo con una partita, un risultato e una prestazione non esattamente esaltanti, ma insomma avremo modo di divertirci durante la stagione. La partita con cui iniziamo è quella della Sardegna Arena 2-0 per il Cagliari, risultato finale. Partita equilibrata nel primo tempo, poi spaccata dall'episodio dell'espulsione di Augello per il fallo da ultimo uomo su Nathan Nández. Iniziamo con le pagelle, iniziamo ovviamente dal portiere Emi Laudero, 6, non ha responsabilità sui gol, evita senza fare parate particolarmente clamorose comunque un passivo più pesante. Qualcuno fa notare che non è esattamente un pararigori, anche in questo caso intuisce la direzione, ma non para. Il rigore non angolatissimo, tirato da João Pedro. Non gliene farei una colpa, poi i rigori li parerà anche lui, prima o poi ne sono convinto, saremo tutti molto contenti. Difesa, iniziamo da Berezinski, terzino destro, ha iniziato a destra e poi ha concluso a sinistra dopo l'espulsione di Augello, 5 e mezzo, solita partita di voglia, di applicazione, sacrificio, ma anche un po' di disordine, di confusione e quando passa a sinistra è da quella parte lì che nasce l'episodio del rigore. E quindi un po' di responsabilità ce l'ha anche lui. Yoshida 5,5 è il migliore secondo me oggi della difesa, anche lui però qualche colpa ce l'ha perché è davanti a lui che sfreccia Nandez nell'occasione del gol del 2-0. Tonelli 5, oltre a anche lui una prestazione non brillante a livello difensivo e un po' in difficoltà, soprattutto dopo l'inferiorità numerica, è protagonista in negativo dell'episodio del calcio di rigore, inoltre viene ammonito per un fallo duro su João Pedro, era diffidato, è la quinta ammonizione in 7 giornate e quindi salterà il Bologna. Tommaso Augello, protagonista di una prestazione fino al minuto 40 in linea con il suo inizio di campionato, cioè discreta, ottimo in fase propositiva, anche oggi abbiamo visto una sua bella discesa con cross pennellato alla fine, però in fase difensiva ha un po' sofferto. Il Cagliari che da quella parte insisteva molto, soprattutto con un ass e con le sovrapposizioni di Zappa, ovviamente pesa tantissimo l'episodio in cui prima sbaglia la misura del retropassaggio per Audero e poi mette giù Nandez, il VAR lo punisce, salterà anche lui per squalifica il Bologna alla ripresa del campionato dopo la pausa delle nazionali. Centrocampo, ho dato 5,5 a tutti e quattro i titolari, partendo da Candreva. Il 5,5 a lui è una media tra il 6 in fase propositiva, perché finché ha fatto l'esterno alto ha proposto buone cose in fase offensiva, è sempre molto lucido, ha messo un paio di cross, uno di destro, uno di sinistro, molto interessanti. Poi Ranieri, un po' a sorpresa dopo l'espulsione di Augello, lo ha messo terzino destro, con l'intento anche di offendere di più e aveva senso perché nel frattempo eravamo anche andati in svantaggio, però dal punto di vista della prestazione difensiva e da terzino gli do 5 perché da quella parte lì Sottil nel secondo tempo tante volte è scappato, gli è scappato alle spalle, c'erano veramente voragini, anche se probabilmente, ripeto, era una scelta abbastanza consapevole sia del mister che del giocatore romano. Torsby Ekdal, solito apporto di Torsby, ottimo in fase di disturbo, di pressione, di lavoro oscuro, di sacrificio. Ekdal, anche lui, bene, ma continua a soffrire secondo me un po' e non rendere e regalare la miglior versione di sé in un centrocampo a due dove ha tanto campo e tanto spazio da coprire. Yankto 5,5 riportato a sinistra, anche qui ricompone un discreto binario mancino con Augello, però secondo me ha un pochino sulla coscienza e ne ha parlato anche Ranieri nel post partita. Il diciamo malinteso con Quagliarella su quella palla recuperata molto bene, no? Nel break e nello scippo a centrocampo, poi il filtrante verso Quagliarella che poteva andare in porta in mezzo ai centrali è stato leggermente impreciso e lì sono un po' sfumate le possibilità per la Samp di rientrare in partita. Chiudiamo col reparto offensivo, giornataccia simile al derby sia per Ramirez che per Quagliarella. Ramirez anche oggi poco ispirato, poi la sua partita è durata 40 minuti perché è stato sostituito per far entrare Damsgaard e passare al 4-4-1 dopo l'espulsione di Augello. Quagliarella chiuso nella morsa, Valukiewicz, Godin, qualcosa ha provato a fare ma ha avuto poca assistenza da parte del resto della squadra e soprattutto del centrocampo che ha accompagnato poco e raramente qualcuno gli ha portato via qualche difensore per permettergli di fare male nell'area del Cagliari. I subentrati, Damsgaard 6, secondo me è entrato molto bene a gara in corso e ha fatto vedere
ancora una volta ha confermato le nostre impressioni di essere giocatore dalle ottime proprietà tecniche, ha fatto un pochino sudare e correre all'indietro Zappa, puntandolo e costringendolo appunto a difendere, visto che Zappa invece ci stava mettendo molto in difficoltà quando scendeva lui insieme a un as sulla nostra fascia sinistra, la destra del Cagliari. Quindi bene Damsgaard, ritornato peraltro sull'auto di sinistra, dove penso dia il meglio di sé. Gli altri subentrati, Verre e Leris 5,5, Verre un pochino impreciso negli appoggi, Leris anche qui sempre un po' confusionario, alla fine ha chiuso da terzino, anche se in assoluto non mi è dispiaciuta la sua prestazione. Adrien Silva 6, ha provato a mettere un po' d'ordine quando è entrato in una fase in cui la partita però stava definitivamente sfuggendo di mano alla Samp, è entrato un po' troppo compassato con i centrocampisti del Cagliari che gli saltavano addosso, ma poi ha preso un po' di misura e penso che possano essere segnali importanti anche per candidarlo a titolare dopo la ripresa per la pausa delle nazionali, quindi quando si ricomincerà contro il Bologna. E chiudiamo con Lagumina 5,5, è entrato al posto di Quagliarella, anche lui ha dovuto andare a fare a spallate, sportellate in mezzo ai centrali, soprattutto con Godin del Cagliari, con pochissimo costrutto. Chiudiamo con il mister, il nostro allenatore Claudio Ranieri. Oggi per me il voto è un 5,5, anche in questo caso faccio la media aritmetica. Tra un primo tempo da 6 della squadra che è stata in controllo e occasione traversa di João Pedro dopo 4 minuti a parte non ha concesso sostanzialmente nulla ai sardi allenati da Di Francesco, è anche vero che la Sampdoria praticamente per tutto l'arco della partita non si è mai resa pericolosa dalle parti di Cragno. Mi ha un po' sorpreso e quindi la mia valutazione per il secondo tempo è 5 e dicevo mi ha sorpreso la scelta del mister della soluzione utilizzata per risistemare la squadra dopo l'espulsione di Augello. Io personalmente avrei arretrato Jankto in difesa a fare il terzino sinistro mantenendo Berezinski a destra e Candreva esterno alto da una parte, Damsgaard dall'altra. Saremmo stati, credo, più quadrati, magari un pochino più bassi e meno pericolosi, ma facendo così, mettendo Candreva tra i quattro difensori, ci siamo scoperti più facilmente e il Cagliari ha trovato spazi e grazie a questi ha realizzato il secondo e poi aveva realizzato pure il terzo gol, fortunatamente poi annullato per l'intervento del VAR e il fuorigioco di Sottil, anzi di un as sul passaggio di João Pedro. Ovviamente la mia è una valutazione personale fatta col senno di poi, non avremo mai la controprova, però questa è la mia visione. Nulla di grave, sicuramente ci riprenderemo dopo la sosta in attesa. Ovviamente all'orizzonte, lo ricordavamo, c'è il match contro il Bologna alla ripresa domenica 22 novembre, 3 partite in una settimana, la successiva di campionato sarà quella contro il Toro di Giampaolo, Borazzoli, Linetti e Murru, in mezzo anche il derby di Coppa Italia il giorno 25 novembre, mercoledì. Grazie a tutti, alla prossima, ciao e forza Samp!